scegliere una piattaforma di voto online. Come si fa? Come si fa a scegliere? Ecco, noi di LinguiVoting ci occupiamo da oltre 20 anni di piattaforme di voto digitale, di voto online, quindi che permettono di votare attraverso PC, tablet, qualsiasi device, qualsiasi strumento connesso ad internet, e molto spesso appunto ci chiedono come scegliere, quali sono i driver di scelta per una scelta anche consapevole, vista l'importanza di una piattaforma di voto. Ecco, secondo me le caratteristiche devono essere due. Primo, la semplicità. Perché? Perché bisogna dare, ogni organizzazione deve dare a tutti il diritto di partecipare, altrimenti si espone anche dei rischi legali. Quindi la piattaforma deve garantire la massima accessibilità, quindi sia dal punto di vista dello strumento che è possibile utilizzare, sia dal punto di vista della semplicità, quindi a seconda delle persone che votano, dell'età, delle caratteristiche, deve essere semplice poter accedere al voto e poter votare. Tre, l'accessibilità, quindi anche tutti i temi di persone che hanno delle disabilità e che devono poter votare anche attraverso il voto online. Quindi la prima caratteristica è la semplicità, la seconda, che è ugualmente importante, è la sicurezza. È una parola racchiude tanti concetti, sia la sicurezza del voto in sé, che ovviamente è la principale, no? Quindi una piattaforma che garantisce davvero che non sia possibile, in caso di voto segreto, ricostruire voto votante. In Eligo, per esempio, noi dividiamo queste informazioni fin da quando una persona clicca sul proprio smartphone, per esempio, per confermare la propria preferenza. In quel momento già le informazioni sono segregate, quindi non sarà possibile neanche per noi, neanche per gli amministratori di sistema, riabbinare queste informazioni. Quindi segretezza del voto, che garantisce la legalità, quindi la validità legale di quella presa di decisione. Questo è fondamentale perché anche nel caso di qualsiasi cosa succeda dal punto di vista legale, bisogna avere la capacità di poter dimostrare che il voto è realmente segreto e sicuro. Quindi segretezza, sicurezza dal punto di vista del voto, ma anche dal punto di vista del processo di voto. Quindi non solo il voto in sé, ma come le informazioni vengono trattate dalla piattaforma e dall'azienda in generale. Quindi andare a capire quali sono le certificazioni che hanno gli enti terzi, che hanno controllato come le informazioni vengono gestite, come viene gestito tutto l'aspetto privacy, che è un aspetto importantissimo, come viene gestita la produzione dei risultati. Quindi vengono prodotti per esempio dei risultati immodificabili, oppure il risultato si può, diciamo, facilmente modificare modificando un file, per esempio, o non c'è un risultato chiaro e in forma immodificabile. Ecco, quindi anche avere attenzione alla trasparenza, alla sicurezza di tutto il processo e non del voto in sé. Quindi direi che, semplificando, ma andando a pensare a quali sono gli aspetti principali di scelta di una piattaforma di voto, sono sicuramente la semplicità e la sicurezza.